tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio le Van Riesel RCR. Purtroppo non ce l'ho qui fisicamente con me, ma spero di averla al più presto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i modelli che usciranno nel corso di questo 2023 e forse anche nel 2024. Ci saranno due diversi telai. Ci sarà il telaio con carbonio a fibre di alto modulo, che sarà quello più economico dei due, e il telaio con le fibre pro, quindi con le fibre di carbonio più rinomate, con le fibre di carbonio più di alta qualità nel mercato. Andiamo a vedere nel dettaglio i modelli con la fibra di carbonio ad alto modulo, ovvero quelli più economici. Si partirà ad un prezzo di circa 4.200 euro, equipaggiata con lo SRAM Rival AXS. Oltre allo SRAM Rival troviamo le ruote che saranno le Zip 303S. Nel cambio SRAM Rival abbiamo in dotazione anche il misuratore di potenza Quark. Misuratore di potenza Quark che lo troveremo in tutte le biciclette che saranno equipaggiate con il cambio SRAM. Dopo andiamo a vedere anche che misuratore di potenza andranno a montare anche nelle biciclette, dove verrà montato un altro tipo di cambio. I copertoni che verranno montati su praticamente quasi tutti gli equipaggiamenti saranno Michelin Power Cup con sezione da 28. Il telaio ormai lo conosciamo, ve lo avevo già presentato qualche mese fa quando le biciclette erano state presentate al Velofoli, la fiera che si era svolta a Kortrijk in Belgio ancora a fine del 2022. Se non avete visto quel video ve lo lascio qui in alto a destra. Particolarità del telaio, quindi che sia la fibra di alto modulo o la fibra pro, il telaio è lo stesso, quindi lo stampo che hanno preso, che hanno utilizzato, è lo stesso, cambia poi la fibra di carbonio. I telai sono sviluppati in Galleria del Vento in collaborazione con Swisside, quindi tutti i tubi sono stati lavorati per avere la miglior aerodinamica possibile, con l'idea di risparmiare più watt possibili. I cavi ovviamente sono tutti integrati all'interno del telaio. I primi modelli che usciranno, questi modelli che usciranno, avranno il manubrio che non sarà integrato. Monteranno di base il manubrio Deda Super Zero in carbonio, ovviamente con l'attacco manubrio staccato, quindi si intravedranno sotto l'attacco manubrio i cavi del freno anteriore e posteriore. Più avanti poi, non si sa ancora quando, dovrebbero uscire addirittura con il manubrio integrato, quindi i cavi saranno proprio nascosti al 100%. La pecca però del manubrio integrato sarà che se la taglia non va benissimo e quindi voglio andare ad allungare o ad accorciare un po' l'attacco manubrio, oppure mettermi solo un manubrio un po' più corto, un po' più stretto, dovrò cambiare il manubrio completo. Quindi secondo me, come comodità, la scelta che viene fatta di montare il manubrio ad attacco manubrio separati ci può anche stare, perché se poi dobbiamo andare a cambiare il manubrio integrato ci costerà sicuramente di più rispetto ad andare a cambiare il manubrio e l'attacco manubrio separati. Poi ovviamente a livello visivo il manubrio integrato è tanta roba, è più bello da vedere e nasconde del tutto i cavi. Quindi abbiamo detto il modello base equipaggiato con lo SRAM Riva, modello intermedio sempre con la fibra ad alto modulo equipaggiata con lo SRAM Force, il nuovo modello uscito da pochi mesi. Le ruote che sono state montate non sono più le Zip 303S, ma saranno le Zip 404 Firecast, il modello migliore di Zip, con altezza diversa. Le 303 hanno altezza da 40 mm, Zip 404 con altezza da 56 mm, ovvero un bel ruotone, ruote molto aereo, sono addirittura più leggere delle 303S, perché cambia leggermente il tipo di carbonio, e anche qua ovviamente abbiamo il misuratore di potenza Quark. In questi modelli equipaggiati con lo SRAM troviamo una guarnitura anteriore da 48-35 e una cassetta posteriore con il 10-33. Passando poi ai modelli che so che stavate aspettando con il telaio pro, quindi con la fibra di alta gamma, la fibra di carbonio più rinomata, andiamo con il modello base equipaggiata con il Shimano Ultegra a 12 velocità. Qua andiamo su un prezzo di all'incirca 5.500 euro. Il cambio che è montato in questo caso, come ho detto prima, è Shimano Ultegra. La scala di rapporti cambia perché anteriormente abbiamo il 52-36 classico e posteriormente abbiamo un 11-34, che secondo me è la miglior scala di rapporti, con il 52-36 anteriore e posteriore l'11-34. In questo caso il misuratore di potenza non è più il Quark, ma è l'Impic. Impic, che è un marchio che troviamo già da un po' all'interno del sito Decathlon come marketplace, quindi non venduto direttamente dal sito, ma Impic si appoggia al sito per vendere direttamente i suoi prodotti, e il misuratore dovrebbe essere posto direttamente sulla pedivella. Le ruote che sono state montate in questo caso sono le Shimano Ultegra C35,
quindi delle ruote che ci fanno andare praticamente dappertutto molto leggere, e la colorazione della bici dovrebbe essere uguale allo Saturn Force, ovvero in colorazione tutta nera, veramente molto bella. E invece per i modelli top di gamma, i modelli Team Edition, non si sa attualmente ancora come saranno equipaggiati, ma si parla di prezzi che varieranno tra gli 8.000 e 9.000 euro all'incirca in base al tipo di allestimento. Si può ipotizzare che saranno montati molto probabilmente con o Shimano Durace D2 oppure con lo SRAM Red, siccome abbiamo visto che due equipaggiamenti prima su tre sono equipaggiati con lo SRAM, hanno un misuratore di potenza SRAM, molto probabilmente uno di questi modelli Team Edition sarà equipaggiato con lo SRAM Red, modello top di gamma di SRAM, e non si sa ancora con che ruote e quando poi saranno presentati. E non l'ho ancora nominato, ma oltre a Shimano e SRAM ci potrebbe anche essere un modello equipaggiato con Campagnolo, ma non si sa ancora quale dei gruppi Campagnolo potrebbe essere, e quindi lo scopriremo anche noi durante questa stagione. Le biciclette inizieranno ad uscire tra poco, già nel mese di giugno. Appena usciranno vi lascio qui sotto in descrizione il link della bicicletta, così potete andare a reperirla subito all'interno del sito senza perdere tempo ad andarla a cercare nel sito. E altra cosa, le quantità saranno abbastanza limitate, perché ci saranno soprattutto per questo 2023 veramente poche quantità. E quindi se la volete acquistare e non ve la volete perdere, vi consiglio di dare un'occhiata al mio canale Telegram Ciclismo Sconti, perché appena ci sarà qualche quantità disponibile all'interno del mio canale riuscirete a trovarla disponibile, perché con così poche quantità state un attimo a trovarvi senza la bicicletta. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!